Network. Ok. Grazie Presidente. L'uccisione di Daphne deve rappresentare un punto di svolta. Non è assolutamente sufficiente l'indignazione che tutti hanno espresso tramite i media, ma anche alla famiglia. Questo non è sufficiente. Noi dobbiamo ricercare la verità e la verità ne deve venire fuori. E il primo a essere responsabile di questa ricerca deve essere il governo maltese. Il Parlamento europeo, che ricordo essere la più grande istituzione al mondo, votata democraticamente, ha il compito di ritrovare insieme a Malta la verità e soprattutto l'appello anche dei nostri colleghi e di non essere lasciata sola questa realtà e questo Stato dell'Unione Europea. La battaglia per Daphne e per la sua famiglia dovrà infatti diventare la battaglia di tutti gli europei nel rispetto della tolleranza. A fianco di Daphne dovranno esserci tutti i cittadini che credono in questa Europa civile. Vedete, è Malta che deve dimostrare di essere uno Stato di diritto. E io ho delle grandi perplessità, anche da italiana, nel momento in cui uno Stato permette di vendere la propria cittadinanza, i propri valori, la propria dignità e la propria origine, svendendola per qualche euro. Questo è anche da valutare all'interno dello Stato di diritto. E vedete, io vorrei anche ricevere una risposta chiara e precisa, ma penso non solo io, ma tutti i cittadini europei, perché Daphne ha ricevuto minacce, ha denunciato, ma nessuno ha fatto niente. Perché questo? Perché nessuno si è mosso? Perché si poteva evitare questa morte? E non c'è stata nessuna reazione da parte del governo maltese e da parte delle autorità e della polizia. Io veramente Confio, Anthony. ringrazio il Parlamento europeo e mi Confio. auguro che la Commissione faccia verità e spinga Malta a trovare la verità.